Tanto delle... la situazione è abbastanza, è abbastanza semplice, non è che c'è molto eh, da. Diciamo, se lo vedi, no? se lo vedi mentalmente, dovrebbe eh, rimanerti più impressa. Sempre che io abbia fatto un bel lavoro, vai. <ride> eh, la Ternana eh, chiaramente eh, ha delle possibilità anche di salvezza diretta, no? eh, perché la classifica era cita 41 Spezia, 40, Bari, 38, scusamo, 40 Ternana, Bari 38 insieme all'Ascoli. Con questa classifica retrocederebbe l'Ascoli, Ternana e Bari andrebbero ai playout e lo Spezia sarebbe salvo. Come dicevamo un po' di tempo fa, è un piccolo campionato fra queste quattro squadre: una si salva, una retrocede e due vanno ai playout. La Ternana per arrivare davanti, chiaramente intanto deve vincere. Se la Ternana vince e lo Spezia non vince, se la Ternana vince e lo, e, e, e lo Spezia non vince, in qualsiasi caso la Ternana è salva. Quindi di Bari e Ascoli può anche non pensarci per niente però deve vincere, quindi diamo per assodato che la Ternana vince. Se la Ternana vince e lo Spezia non vince, la Ternana è salva, indipendentemente da quello che succede con gli altri risultati. Se lo Spezia vince e la Ternana vince, la Ternana naturalmente va a fare play-out. La Ternana può salvarsi anche pareggiando, perché? Perché indipendentemente dal risultato dello Spezia, se Bari e Ascoli rimangono a quota 38, ci sarebbero 5 punti. Fra la quintultima e la quartultima, quindi retrocederebbero direttamente Bari e Ascoli. E la Ternana sarebbe salva insieme allo Spezia. Se dovesse vincere o pareggiare, dobbiamo Anzi, vincere, se però se dovesse... Luca. La Ternana, deve... sì, scusami, sì, certo. Sì, sì, scusami, questo è sempre se vince la Ternana: eh, esatto. pareggia, pareggia, se pareggia la Ternana e eh, sale a quota 41. Deve trovarsi soltanto con lo Spezia, in tutti gli altri casi sarebbe sotto con gli certo. scontri diretti o classifica vulsa. Quindi, cosa significa? Che Bari e Ascoli devono rimanere dietro. Quindi, se la Ternana pareggia okay, e lo Spezia perde, la Ternana potrebbe salvarsi se Bari e Ascoli non vincono. Claro. Questo, è. Questo è in, in tutti gli non altri casi. Vincene, dai. Eh, ma cioè, certo. Il caso del pareggio è un caso limite. Lo Spezia deve perdere, eh. quindi deve rimanere a quota 41. La Ternana, come sapete, a quota 41 insieme allo Spezia. È l'unico caso che avrebbe risultato de dello scontro diretto a favore per la differenza reti. E contemporaneamente non devono vincere né Bari né Ascoli. Eh. Quindi certo. eh, i, casi, i casi di salvezza sono comunque. Eh, Importanti perché se la Terrana vince e lo, e lo Spezia non vince, credo che i tifosi si debbano focalizzare fondamentalmente su questo: gli altri sono casi quasi di scuola. Se la Terrana vince e lo Spezia non vince, è matematica: la Ternana sorpassa lo Spezia, la Terrana è salva e lo Spezia eh, va a fare i play out. Se la, la, la Terrana vince anche non guardando il risultato dello Spezia, sia Bari che e Ascoli perdono. Allora ci sono i 5 punti, e quindi la Terrana sarebbe salva Beh. insieme al Bari. Il pareggio, chiaramente devi andare con lo Spezia, ma devi sperare che lo Spezia perda e che non vincano le altre due, e che è un'opzione obiettivamente in questo momento del campionato: che nessuna delle ultime quattro faccia punti, fondamentalmente, o che ne faccia soltanto una a uno. Mi sembra obiettivamente poco probabile. Poi ci sono le partite: prima abbiamo detto no, che le motivazioni possono fare la differenza, lo Spezia non ha una partita semplice probabilmente almeno sulla carta la partita dello Spezia è quella più difficile, almeno in partenza, perché in partenza 0-0-0-0-0-0-0 il Venezia potrebbe sorpassare l'Ascoli e quindi andare direttamente in Serie A, cioè le motivazioni del Venezia sono le motivazioni di una squadra che ha una possibilità per poter andare in Serie A. Poi, eh, se come diceva prima um, il, eh, un messaggio, eh, il, il Cosenza, è avanti in due... Se, no, no, se il Cosenza è avanti 2-0 dopo go. 10 minuti non è che... Eh, sì, scusami, il Como è avanti 2-0 dopo il Cosenza dopo, dopo 20 minuti e certo. a Venezia lo sanno eh, quindi diciamo che ti scende un po' la catena e credo che sia assolutamente normale e ci può stare che il Como vinca però eh, anche il Cosenza che è in crescendo in questo finale di campionato io non penso che vada con le ciabatte a Como per andare a prendere il sole sul lago perché c'è una regolarità del campionato da mantenere. Io di queste, su questa cosa sono profondamente convinto. Poi immagino che le motivazioni del Copo siano nettamente superiori rispetto a quelle del Cosenza. Questa settimana il Cosenza sarà stato sì. molto contento della, del campionato che ha fatto, dei 19 gol di Gianni Tutino, che ha segnato due gol meravigliosi. Ieri, non so se l'avete visto, uno di tacco, uno su punizione. Stiamo parlando sì. di un gioco che si è completamente ritrovato. Ehm, però eh, sai, ti può Io l'ho vista la partita del Como un po' a Spezzoni e il Como ha avuto paura di vincere la partita col Modena. Secondo me, poi Modena, Bisoli si mettono tutti dietro, non ti fanno fare tirare di porta, eh. no? È, è diversa magari dalla partita che può esserci contro, contro il Cosenza. Il Brescia è vero che può migliorare la propria posizione di classifica e gioca contro il Bari. Il Bari, che è in un clima di grande contestazione, il Brescia in questo momento arrivare sesto, fra arrivare ottavo e arrivare sesto. a ah, certo. Differenza la fa. Perché significa che giochi in casa e significa che in caso di parità passi tu e non l'altro. Quindi la differenza è in di casa. Ce certo. No, no, la, il primo turno lo giocano quinta, ottava, sesta, settima in casa delle meglio classificate, turno unico, no, non no, sesta, tempo, sesta. Turno. E, e quindi se, se io gioco da sesta gioco in casa, quindi sarebbe, che ne so, Brescia-Sandoria. Gioco in casa io, non vado a Genova a giocare, non vado a Palermo a giocare con 20.000 persone. Cioè un po' di differenza la fa. Poi magari il Bari ha, eh, la, la fa la prestazione, il Brescia magari è già soddisfatto di essere andato in pregrafo. Questo non possiamo saperlo, noi stiamo analizzando le partite gara per gara. L'Ascoli ha il Pisa che oggi è salvo, però secondo me vale lo stesso discorso del Cosenza perché sono le uniche due squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato sono in 4 5 le squadre che non hanno niente da chiedere al campionato sono queste due che abbiamo una, il Cittadella, il Suttirol e, e la Reggiana e non hanno nulla e da chiedere niente, chiaramente, chiaramente Parma Ferrari e, 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 esatto. cioè, sì, il Modine non l'avevo detto e, Lecco. E, e qual è l'altra? Lecco, Lecco quindi e, il Pisa non ha niente da chiedere al campionato. È una squadra che sta giocando bene, però, perché è increscendo in questo finale di campionato. Aquilani, peraltro, si dice che possa essere il prossimo allenatore della Fiorentina, quindi non credo che abbia voglia di fare brutta figura. E, e, e poi c'è la partita della Ternana contro la Feralpi, che secondo me non va affatto sottovalutata, perché è una squadra che ha sempre avuto una grandissima dignità. Fra quelle che sono in basso alla classifica, Ternana compresa è quella che secondo me ha avuto uno spirito migliore. Eh, perché a me è piaciuto molto lo spirito della Feral Pisalo Che non si era data mai per sconfitta. Stava pareggiando 1-1 con il Venezia, che aveva bisogno dei tre punti perché il Como stava pareggiando e poteva tenere vivo il, il sogno eh, promozione, come poi è successo. Forse ha sbragato un po' nel finale cercando di andare a raggiungere una vittoria per considerarsi ancora viva anche nell'ultima eh, giornata di campionato. E la Feral Salò ha anche delle buone individualità. Quindi eh, attenzione perché è vero che sulla carta per Alpi è già retrocessa, il Pisa è già salvo. Eh, qual era l'altra che abbiamo detto? Eh, tranquilla, e invece le altre magari qualcosa ancora hanno. però le partite poi bisogna giocarle. Quindi invece di pensare agli altri o alle combinazioni, secondo me le combinazioni le dobbiamo sapere perché poi dopo sappiamo subito che cosa può succedere nel caso in. Ma detto questo, la Ternana deve pensare a fare una bellissima partita contro la Feral Pisarò perché sennò no è inutile che parliamo di numeri, proporzioni, statistiche, eccetera, eccetera.